Ciao a tutti ragazzi, io sono Lola del Cosin Stuber e Jack dei Fratelli Soda. E oggi ci troviamo nella rubrica 10 cose che non sapete sui videogiochi. In Super Smash Brawl, andando nella galleria dei trofei, è possibile trovare il premio scatola, in cui è possibile notare all'interno Solid Snake. In Skyrim è presente un easter egg di Pac-Man, infatti in una casa nella città di Markat possiamo trovare su una credenza una fetta di formaggio intagliata e tre spicchi, che daranno l'idea di Pac-Man che mangia le palline. Su Cod Ghost è possibile accedere ad un minigioco di Pac-Man eseguendo delle semplici azioni, premendo dei pulsanti e sparando a delle leve nel quadro di comando. Nel videogioco di Sonic, il dottor Eggman doveva essere l'eroe del gioco e non l'antagonista. Il Game Boy venne venduto con un nome diverso in Corea, ovvero Minicom Boy. Questo è dovuto perché dopo la Seconda Guerra Mondiale la Corea aveva vietato tutte le importazioni dall'America. Allora la Nintendo, per vendere il loro prodotto pure in Corea, ha voluto cambiare il nome del prodotto. Il gioco più venduto di tutti i tempi è Tetris, con le sue 143 milioni di copie vendute. In Hitman Absolution è possibile trovare un rimando a Tomb Raider. Nel negozio di pistole è possibile trovare una borsa con su scritto sopra Croft e su un tavolino un giornale con il titolo Lei ha perso tutto in un giorno. In Pokémon Rosso, Verde, Giallo e Blu si poteva scontrare il professor Oak solo dopo aver inserito un codice dal Game Shark. Dopodiché basterà scontrarsi con qualsiasi allenatore per incontrarlo. In Pokémon Oro e Argento, il secondo mezzo di trasporto non doveva essere la bicicletta, ma bensì lo skateboard. In GTA 4, nella Statua della Libertà, vi è un cuore che batte. Ragazzi, video è finito! Vi ricordiamo di passare sui nostri canali, i link saranno in descrizione se volete iscrivetevi. E nel canale dei Game Rappers. Inoltre vi ricordiamo di commentare sotto il video se volete che questa serie continui. E se non volete possiamo anche cambiare serie. Ditecelo voi nei commenti. Vi ricordiamo di lasciare un like, condividere, commentare. Alla prossima!